Buonasera e bentrovati a White Red News, la trasmissione dedicata interamente all'FC Sudtirol. In questo numero parliamo della vittoria corsare all'Euganeo di Padova dei biancorossi contro una squadra che prima di incontrare la squadra di Vecchi era capolista. Poi ci occuperemo delle impressioni a caldo rilasciate dal mister nel post partita e parleremo anche di settore giovanile con Salvo Leotta dal punto di vista tecnico e organizzativo. Quindi andremo a scoprire i prossimi avversari del Sudtirol domenica al Druso, vale a dire la San Benedettese. Tutto questo con i nostri due ospiti in studio che vi presento. Alla mia destra Simone Mazzocchi, attaccante, autore del gol partita all'Euganeo, e alla mia sinistra Tommaso Cucchietti, l'estremo difensore biancorosso, tra l'altro autore di alcune parate decisive in quel di Padova. Buonasera ragazzi, bentrovati. Innanzitutto Simone, un commento, poi andremo a vedere gli highlights con la tua splendida marcatura alla gara disputata a Padova. Era una prova importante per il Sudtirol sotto diversi punti di vista, una prova anche di maturità. Ciao Daniele, buonasera a tutti. Sì, siamo arrivati alla gara di Padova dopo un pareggio trovato all'ultimo a Imola. Abbiamo preparato la gara nel migliore dei modi, è sicuramente stata una gara intensa che abbiamo preparato bene, abbiamo approcciato bene e tenendo botta tutta la partita, poi con le occasioni che abbiamo creato siamo riusciti a trovare l'1-0 nel secondo tempo e dopo il gol è uscito lo spirito di squadra che è in noi, perché abbiamo tenuto botta a una squadra forte come il Padova e siamo riusciti a portare a casa il risultato. Tommaso, sono importanti i gol, importantissimo il gol di Simone che ha deciso l'incontro, ma altrettanto importanti sono state le tue parate. Dal tuo punto di vista, che gara è stata? Sì, buonasera a tutti. E di sicuro è stata una partita impegnativa dal punto di vista dell'attenzione, perché comunque sia quando vai a giocare contro squadre così forti e blasonate, l'attenzione è sempre a mille. Le parate sono venute, sono state due, anche poche tra virgolette se si pensa all'avversario, però tutto questo grazie a un ottimo lavoro difensivo della squadra. Ci sono state poche occasioni loro appunto perché abbiamo difeso bene a partire dagli attaccanti, passando per i centrocampisti fino ad arrivare alla difesa. Bene, andiamo a vedere ora gli highlights della partita dell'Euganeo vinta dal Sudtirol per 1-0 con il gol di Simone Mazzocchi. Gentili amici di Live Sports, un saluto da Dimitri Canello e un cordiale benvenuto dallo stadio Euganeo di Padova. Ed è una giornata importantissima per il girone B, il 14° turno del campionato di Serie C. Abbiamo visto di cosa è capace il Vicenza, che è andato a espugnare Trieste ieri sera. Cesena Reggiana 0, i saltatori della formazione di Salvatore Sullo. Ecco il pallone, Krešić in anticipo su tutti, palla fuori di Menti contro il Vicenza, ma prima si era fatto luce anche con Virtus Verona. Attenzione, Morosini va giù, proteste del Sudtirol, era per fuori gioco. Intanto gran giocata di Gherardi, Morosini, la parata di Fabbri ancora dentro, non c'è fuori gioco, siamo in zona gol e c'è la rete, il vantaggio di Mazzocchi. Sudtirol che passa dunque al quinto del secondo tempo, coronando un inizio di ripresa davvero importante. Era nell'aria questo gol segnato da Mazzocchi. 11 trascorso da 20 secondi, Mokulu in area di rigore, Mokulu ancora sbaglia incredibilmente, un gol fatto praticamente solo davanti a... Parte ancora dalla parte opposta Turchetta chiama palla dalla parte opposta, in qualche modo arriva Krešić, Mazzocchi, il tiro e Minelli si salva. Come ultimo componente della linea offensiva la palla passa e lì, mamma mia, con Vinto che è andato a tentare, prova il lancio in area, Vinto. Poi Gabionetta, parata di Cucchietti, Mokulu ancora, Gabionetta, palla che viene smorzata, vediamo, Nelli a cercare, finisce qua, non viene concessa la possibilità di battere questo calcio di punizione,
scade il recupero, si abbracciano i componenti della panchina, grande vittoria del Südtirol per 1-0, Padova 0, Südtirol 1. E rieccoci in studio. Simone, che effetto fa rivedere i gol? Quante volte l'hai rivisto? No, l'ho visto un po' di volte, dai, sono contento. Sono contento sia per me che per la squadra, perché stiamo vivendo veramente un bel periodo e lavoriamo per portarlo avanti. Adesso mancano 5 partite al giro di boa e dobbiamo dare il massimo. Abbiamo detto una partita giocata in modo razionale, ben preparata, una partita che tra l'altro siete riusciti a sbloccare in un momento topico, poi non avete mai sofferto veramente, siete riusciti a fare il vostro gioco e questo è importante. No, sì, come ti dicevo precedentemente, dopo il gol siamo veramente riusciti a tenere il campo bene, a tenere botta e a sfruttare anche i nostri momenti per creare qualche occasione, come abbiamo visto. E poi alla fine abbiamo lavorato bene in fase difensiva, grazie anche a Tommy, poi siamo riusciti a vincere la partita. Tommaso, il Südtirol non è mai stato così in alto dopo 14 giornate, 29 punti a ridosso della capolista insieme al Padova. Vincere in casa di una big come il Padova è sicuramente dimostrazione di maturità e consapevolezza di poter essere competitivi anche con quelle che sulla carta sono considerate le super grandi. Sì, ma in generale penso che tutte le squadre siano a un buon livello in questo girone, quindi qualsiasi squadra può essere competitiva, qualsiasi squadra che sta lassù può arrivare in cima alla fine e ottenere la vittoria finale. Noi, come tutte le altre, appunto abbiamo le nostre carte in regola da giocare, abbiamo le nostre carte da giocare, proveremo a dare il massimo da qui alla fine per ottenere qualcosa di più di quello che si poteva pensare all'inizio. Non è riduttivo dire che la forza primaria del Südtirol è il collettivo, il gruppo, l'amalgama, l'empatia che siete riusciti a creare tra di voi? Sì, penso sia davvero questa la nostra forza, perché spesso, non come quest'ultima partita, ma in altre occasioni, chi entrava dalla panchina magari decideva la partita, la cambiava con un gol, con un assist o comunque sia con delle giocate. Quindi questo è segnale che chiunque scende in campo, che sia per un minuto o per 90, dà tutto se stesso e questo si ha solo nei bei spogliatoi. E restiamo alla partita di Padova, andiamo a sentire le dichiarazioni rilasciate nel post-gara in conferenza stampa da mister Stefano Vecchi. Sicuramente è un periodo, dubbiamente positivo, stiamo bene, riusciamo a raccogliere risultati. A volte, come oggi, siamo stati molto concreti e nella situazione che abbiamo subito siamo riusciti a non subire gol. Abbiamo concesso pochissimo ad una squadra come il Padova, che come noi era una di quelle che ha segnato più gol in questo campionato, per cui mi porto a casa sicuramente questa vittoria, ma anche il fatto di non aver subito gol, che per noi è molto importante. E la nostra forza deve essere quella di riuscire a permetterci le due punte, il trequartista e anche lui. Per quello che ho detto prima, che per noi è importante andare via da Padova senza subire gol, come lo sarà allo stesso modo nelle prossime partite, perché poi giocando con due giocatori offensivi più altri due, un trequartista e una mezzala come abbiamo noi, offensivi, è qualcosa alla fine riusciamo a creare. No, non ci accontentiamo di niente, quello di sicuro, però come ha detto lei, il momento è un momento magico e non sappiamo quello che succederà dalla prossima partita in poi, per cui è chiaro che giocando partite come quella di oggi ci dà grande fiducia, ma siamo anche consapevoli che stiamo giocando in un campionato con realtà veramente molto forti. Noi a Bolzano, su Südtirol, è una realtà perfetta, bellissima, organizzatissima, però non è facile competere con queste realtà e soprattutto in una stagione dove di queste realtà ce ne sono tante e pochissime stanno sbagliando stagioni. Chi l'ha sbagliata ha fatto delle vittorie, si è rimesso sotto e il campionato è ancora molto lungo, per cui
pensare di arrivare là davanti con un campionato di questo tipo, in questo momento me ne sento di dirlo, preferisco vivere alla giornata. Rieccoci in studio, Simone Mazzocchi, 13 punti nelle ultime 5 partite, un ruolino di marcia importante. Bisogna continuare su questa strada, chiaramente, cercare di dare il meglio in un campionato che, come abbiamo sentito, l'ho ribadito per l'ennesima volta, mister Vecchi, è particolarmente equilibrato, si può fare risultato in un senso o nell'altro contro tutti in qualsiasi momento. Sicuramente sì, dobbiamo dare continuità a questo periodo, a questo momento che stanno bene, perché ogni squadra ha da dire la sua, indipendentemente dalla posizione in classifica. Questo campionato contiene realtà che possono mettere in difficoltà chiunque, e quindi dobbiamo pensare domenica in domenica e preparare la partita al meglio in base alle nostre caratteristiche e a quelle dei nostri avversari. Tommaso, vittorie fuori casa come quelle a Cesena e a Padova, dal punto di vista dell'autostima, della consapevolezza, che cosa vi lasciano dentro? Vi danno che cosa? Morale, mordente? Secondo me, appunto, andare a vincere in stadi così blasonati, con un pubblico così caldo che spinge la propria squadra alla vittoria, e andare lì da avversaria e vincere, di sicuro fa crescere tanto la consapevolezza di poter far bene in questa squadra, perché comunque sia, appunto, ripeto, per un gruppo come il nostro, formato anche da tanti giovani, andare in questi stadi e ottenere delle vittorie è molto importante, fa rendere conto di cosa possiamo fare in questo campionato. Ci fermiamo un istante per la pubblicità, restate con noi. E rieccoci in studio, abbiamo parlato della prima squadra, abbiamo parlato del prestigioso successo conseguito in quel di Padova all'Euganeo. Apriamo una parentesi dedicata al settore giovanile, analizzato dal punto di vista tecnico. Abbiamo avvicinato Salvo Leota, che del Südtirol è il responsabile, dal punto di vista proprio tecnico, del settore giovanile. Sentiamo cosa ci ha detto. Salvo Leota, dal punto di vista tecnico, questa stagione com'è cominciata? Ma diciamo, c'è stata una crescita abbastanza importante da agosto, anche perché sono arrivati tanti ragazzi nuovi e quindi dovevano adattarsi al nuovo ambiente. Allora, dopo un periodo di assestamento di settembre, poi adesso stiamo vedendo i risultati dal punto di vista formativo individuali, che ci stanno soddisfacendo molto. Quali sono gli obiettivi prioritari per questa stagione dal punto di vista tecnico-formativo? Ma noi abbiamo obiettivi per categoria e soprattutto cercare di non aumentare l'urto tra una categoria e l'altra. Quindi cerchiamo di parlare tutti la stessa lingua, di avere degli obiettivi tecnici precisi, tattici precisi, anche psicologici e formativi, e quindi, diciamo, deve essere differenziato per categoria. Comunque il miglioramento della qualità tecnica e dell'interpretazione del gioco sono le basi di tutto. Quali sono gli aspetti valoriali che cercate di promuovere maggiormente? Ma sicuramente un'attenzione alle nostre strutture, una grande educazione anche fuori, cercare di far capire, insomma, che noi esportiamo il Südtirol anche fuori, anche quando andiamo in trasferta, quando andiamo in altre regioni, e poi avere un'identità anche di società, quindi onorare sempre i nostri colori, non solo in campo ma anche fuori dal campo. Südtirol, società di riferimento per il settore giovanile in senso lato per tutta la regione, un impegno non da poco, anche perché le squadre che arrivano ad esempio in Serie D hanno bisogno di giovani formati, e la squadra a cui attingere è gioco forza il Südtirol, una responsabilità importante nell'ottica della formazione. Sì, sicuramente quando i ragazzi sono in prospettiva allievi o berretti, noi cominciamo già a pensare, oltre che la prima squadra, anche ad altre situazioni come per esempio la Serie D.
Ultimamente ci sono state le richieste, i nostri giocatori sono andati a formarsi in Serie D. Secondo me la Serie D è un campionato importante per la formazione di un giocatore, perché può essere anche un campionato di mezzo che poi, come è successo per Davi, potrebbe essere anche una porta diversa per l'accesso alla prima squadra. Simone Davi è la dimostrazione che si può fare, dal settore giovanile si può arrivare in prima squadra. Ma lui ha avuto un percorso con noi, che è stato un percorso anche in un caso non facile, perché aveva anche subito un infortunio importante, però diciamo ha avuto una formazione secondo me corretta. Poi dopo c'è stato il trasferimento alla Virtus, dove comunque è cresciuto sicuramente, e quindi gli ha fatto bene anche l'ambiente prima squadra, il ritmo prima squadra, e poi dopo chiaramente, essendo seguito anche dal nostro reparto tecnico, dal direttore sportivo, è stato portato a ritiro fino a che non ha convinto il mister, quindi adesso è in rosa. Abbiamo parlato di settore giovanile, torniamo a parlare di prima squadra. Simone Mazzocchi arriva domenica al Druso, la San Benedettese, un'altra squadra da prendere, come si suol dire, con le pinze, una squadra tosta, anche perché rispecchia un po' la mentalità del suo allenatore Paolo Montero. Sì, sicuramente arriviamo ad affrontare una squadra tosta, che magari nelle ultime partite ha raccolto meno di quanto meritasse, e quindi arriveranno sicuramente carichi, però d'altra parte troveranno una squadra, noi, altrettanto motivata, che vuole fare bene e non si vuole accontentare. Tommaso, tensione positiva da tenere sempre elevata in qualsiasi momento, e tra l'altro vogliamo fare anche un invito al pubblico, chi vi ha seguito meno, ad avvicinarsi alla squadra, perché effettivamente non solo questo è un campionato spettacolare, ma è anche un Südtirol che sta facendo delle grandi cose, sta giocando del bel calcio. Certo, bisogna tenere alta la guardia, cercare di essere sempre attenti, e secondo me appunto se riuscissimo a portare ancora più gente allo stadio potrebbe essere ancora più difficile per i nostri avversari venirci ad affrontare, quindi appunto sarebbe bello riempire il Druso. E andiamo a vederli i prossimi avversari, guardiamo gli highlights relativi alla partita della San Benedettese vinta domenica scorsa con il Rimini. Amici di Eleven Sports, buon pomeriggio da Giorgio Basile e benvenuti allo stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto per la 14ª giornata del campionato di Serie C 2019-2020. Questa è San Benedettese Rimini. Prova a passare bene in mezzo a due con l'esterno. Aumenta i giri del motore la Samba, ancora Frediani in area di rigore, può metterle in mezzo Frediani, allontana in qualche modo Ferrani, il difensore del Rimini, solo per un attimo, Volpicelli può calciare, primo in penna, Rapisarda era in posizione regolare nonostante le proteste del Rimini, Frediani, gran giocata per Rapisarda che la mette in mezzo, Gelonese, Scotti, poi ancora il tiro dalla distanza, ci prova Angiulli, in zona offensiva con Rapisarda che può andare da Volpicelli, 1-2, Rapisarda può metterla in mezzo a cercare Cernigo, il colpo di testa, Scotti a dire di no, calcio da... parte Frediani sul secondo pallone, Rapisarda che non trova la porta però di Cigliano che poi allarga per Scappi che è rimasto largo sulla fascia, la mette in mezzo, colpo di testa alto sopra la traversa, parte Volpicelli proprio per Cirrigo, il colpo di testa, il pallone che è dentro, il vantaggio della Samba, anzi no, ha fermato tutto il direttore di gara, tutto sa che la Samba era passata in vantaggio ma ha bloccato tutto il direttore di gara Alberto Santoro. Apertura per Volpicelli, dalle sue parti c'è anche Silvestro, gran controllo, poi la traversone in mezzo per Di Massimo di testa, torna e segna subito Alessio Di Massimo, Samba 1, Rimini 0. Purtroppo il pallone arriva comunque dalle parti di Cernigoi, che calcia in porta, prende l'esterno della rete. Parte Frediani sul primo palo, il colpo di testa. Vantaggio da Frediani a Di Massimo, 1-2, Frediani in area di rigore, Frediani se la sposta sul destro, vuole calciare, Marco Frediani fa 2-0 e la Samb molto probabilmente la chiude e torna a vincere dopo 4 KO consecutivi.
calcio di punizione, ma non c'è più tempo, finisce qui da Cesena al Rimini. In 28 giorni, dopo 4 sconfitte consecutive, torna a vincere la Sammentese di Paolo Montero, che batte i romagnoli di Renato Cioffi e smuove finalmente la classifica. 2-0 i gol arrivati nella ripresa, con Alessio Di Massimo, tornato dalla squalifica, segna subito di testa il suo terzo gol in questo campionato, finora uno dei più pesanti. E questi sono i prossimi avversari. Simone Mazzocchi, guardando indietro, qual è stato il momento più bello per te, per la squadra, e quello meno bello in questo primo scorcio di campionato? Sicuramente meno bello l'inizio di stagione, dove anche in casa abbiamo fatto fatica, abbiamo preso tanti gol, non riuscivamo a trovare il giusto equilibrio, e poi piano piano ci siamo ripresi e abbiamo trovato, secondo me, il periodo bello, il momento non ce l'ho, diciamo che è più un seguirsi di partite andate bene che hanno portato a questo momento che stiamo vivendo e continuiamo a viverci al meglio. 6 gol in 14 giornate sono un buon bottino. Sì, sicuramente sono felice per questo e voglio continuare così, lavorando al massimo e sperando di ritrovare altri gol nelle partite future. Tommaso, per te il momento più bello e quello meno bello fino a questo momento? Se devo parlare a livello collettivo, secondo me il momento meno bello e più bello sono nella stessa giornata contro la Reggiana, perché comunque sia quello è stato un punto di svolta del nostro cammino fin qui. Momento più brutto perché comunque sia stata una sconfitta 3-0 in casa molto pesante, ma è anche stato il momento in cui abbiamo, tra virgolette, esatto, quindi direi quei due momenti lì a livello collettivo. Andiamo un attimo ad aprire la vostra carta di identità. Prima di arrivare al Südtirol, Simone, che percorso sportivo hai sviluppato? Ho iniziato vicino a casa mia all'età di 5 anni, 6 anni, per poi successivamente andare a Bergamo a fare il settore giovanile con l'Atalanta. Sono stato molto fortunato e in un anno sono stato mandato in prestito alla Tritium, una società di Trezzo, per poi tornare a Bergamo e finire il settore giovanile con la Primavera d'Atalanta. Poi dopo sono riuscito a entrare nel mondo dei professionisti in Lega Pro a Siracusa, dove ho fatto molta esperienza, lontano da casa, in un girone molto difficile, è una piazza anche difficile, soprattutto a livello umano, e per poi approdare qui al Südtirol l'anno scorso, dove ho iniziato un percorso che sta proseguendo anche quest'anno. In due parole, obiettivi? Obiettivi, io punto sempre a dire, fare sempre meglio rispetto a quello che si è già fatto, dico così, dai. Tommaso, tu invece sei un cosiddetto vecchio cuore granata, ci racconti il tuo percorso? Io ho fatto tutte le tre fila nel settore giovanile del Torino a partire dai 5 anni, ho finito il mio percorso nel settore giovanile appunto con la Primavera e quell'ultimo anno ho avuto anche l'opportunità di fare il terzo in prima squadra a Torino, dopo questa esperienza appunto che per me è stata bellissima a casa mia, nella mia squadra del cuore. Sono andato a Reggio Calabria in prestito alla Regina, dove lì ho vissuto la mia prima stagione da pro appunto in Serie C. Anche lì ho avuto una bellissima esperienza, ringrazio tuttora tutte le persone che mi sono state vicine giù a Reggio. E in seguito a quell'anno sono tornato di nuovo a Torino per essere rigirato in prestito all'Alessandria, vicino a casa. E infine eccomi qua. Da voi. Con obiettivo? Con obiettivo anch'io di cercare di fare sempre meglio e di poter un giorno magari adambire a palcoscenici ancora più importanti. Grazie, grazie ragazzi. Per tutti l'appuntamento è per domenica alle 15 al Doruso, Südtirol, San Benedettese. Il tempo a nostra disposizione è scaduto. Ringrazio Simone Mazzocchi, ringrazio Tommaso grazie. Cucchetti, ringrazio tutti voi per la cortese attenzione. L'appuntamento è ovviamente per la prossima settimana alla stessa ora. Buon proseguimento di serata.